Dalla sala dell'assessorato all'agricoltura e risorse naturali della regione autonoma Valle d'Aosta, una buona serata e benvenuti a tutti voi che siete presenti qui in sala e naturalmente a tutti voi che siete a casa, che ci state guardando tramite la diretta streaming con Valle d'Aosta. In TV. Un buongiorno e naturalmente anche una buonasera a tutti quanti. Buongiorno perché questa lotteria, il quarto anno che viene svolta, è proprio collegata alla Bataille de Reine, che si svolge in pieno giorno, è certo, e quest'anno è arrivata anche proprio alle prime ore della notte, perché le battaglie sono proseguite fino alle ore 21. Ma torniamo a noi, torniamo alla lotteria. Quarto anno, abbiamo detto, per questa lotteria. Allora parliamo subito di quello che sono e gli invitati e le regine, ma è che avome, io demando, tout de suite, de venir, proprio per fare gli honneur di Meite, per l'assessorat all'agricoltura da Val d'Aosta, Vincent Grosjean, conseiller régional. Merci, bonsoir à tous. À moi le plaisir de vous parler bienvenue à nom de l'assesseur de Sandro Nogara qui l'a impegné dans cette occasion, parce qu'en ce période, le moment où se clôt l'impegnement toute la campagne, donc dans toutes les manifestations des reines, des mecs, des vins, des pommes, insomma, il y a cigare tout. Donc, voyez, pas vous faire perdre le temps, parce que vous êtes passé par côté de Paul. Difente, perché vuoi dire lo bonsoir, lo bienvenue, e vedi che comunque l'assessore all'agricoltura, le prozzo il mondo dell'agricoltura, in particolare in corsi di Reine, che è una manifestazione che l'entra lì, niente, un'importanza sempre più internazionale. Perché ormai le Reine della Val d'Aosta l'hanno trancagliato il confronto, lo concorso di la battaglia di Reine l'hanno trancagliato il confronto della Val d'Aosta, sia verso la Francia e la Svizzera, ma anche direttamente verso il Piemonte. Le vraie, le reine sono salabaga che appassionano la boccia, soprattutto i commerciali, magari si approccia a questo mondo franco attraverso la battaglia, franco attraverso la reina, perché comunque una persona aveva una bici che gagna, è sempre un cazzuso che ti appassiona, a me mimo da boccia, davanti a cognito il mondo di Verona, io un muzzone che gagnai a casa tutte, perdendo, sai, ma non mi pare, ma lasciavo papà oggi, mi sembra già che fissi tu un reine. Quindi, veramente, lo mondo di reine, che è una montagna, immagino, si plagantate, ricordo, la reina lì è sempre, anche a il prima peggio, linea. mentre con la Toma di Gressoney abbiamo abbinato due vini, o un Cornalin o un Torrette da Vitigno Petit Rouge, che appunto sono nei vitigni più storici e più tradizionali della Valle d'Aosta. E questi vini si abbinano particolarmente a questi due prodotti. Per quale ragione? Qual è il contrasto e l'amabilità del vino abbinato? Sì, beh, non possiamo andare a fare una lezione qui di abbinamento che sarebbe molto complessa, ma Assaporiamo in esatto. anticipo quello che Però può comunque si essere. sposa quando si tratta di prodotti di territorio, è facile fare gli abbinamenti. Benissimo, grazie Grazie a voi, Stefano. buonasera. E naturalmente noi abbiamo questi prodotti sul tavolo e ci sarà occasione per tutti voi che siete presenti di assaggiare, degustare, diciamo così, sia la Toma e la Fontina e altrettanto per i vini. Allora, è giunto il momento, siamo pronti, pronti per partire con l'estrazione per questa quarta edizione della Lotterie de Reine. E allora io vado a presentare i miei compagni di viaggio. Per 47 sono i premi, un montepremi, pensate, di 38.000 euro, oltre 14.000 i biglietti venduti. Adesso chiedo conferma però, Nathalie, ed eccola seduta, io mi avvicino per passarle il microfono. Nathalie Dujani, segretaria dell'Association Amis Bataille de Reine. Veri i numeri che ho detto? Sono veramente tutti questi i biglietti venduti? Sì, buonasera. Sì, i biglietti venduti sono 14.000.
Il Monte Premi non è che è aumentato cammin facendo, no, no, quello. Ah, ok, sempre meno, quindi 38.000 euro. 38.000 euro. E diciamo che il primo è un bel premio, è 10.000 euro. Un'autovettura. È un'autovettura, proprio il primo premio è quello più consistente. Grazie Nathalie. Nathalie, il compito è proprio quello di registrare su questo foglio che ha davanti i numeri estratti con l'abbinamento dei premi, dei 47 premi. Accanto a Nathalie, io lo vedo lì pronto già a controllare, perché lui è il nostro pubblico ufficiale. Si tratta del sindaco di Saint-Christophe, Paolo Chenet. Buonasera Paolo, cammin facendo arrivo vicino anche a Paolo per fargli alcune domande, per il momento lo lascio lì a controllare, guardiano che tutto ciò che avviene in questa serata sia corretto e nelle regole del gioco. E adesso mi avvicino a chi sarà proprio l'operatore fisico di questo, di questo abbinamento, si tratta di Pino Balico. Buonasera, compito gravoso il mio, perché comunque girare una berie non è così semplice. Non è così semplice, ma infatti ci sono due aiutanti vicini, quindi... Due aiutanti importanti, perché sarà la loro mano che deciderà chi vince i nostri premi. L'abbinamento dei premi. E allora chiediamo subito chi sono e come si chiamano. Io mi chiamo Sofì. Quanti anni hai, Sofì? Sette. Sei pronta per aiutare Pino o Balico? Sì. Bene. E a fianco a Sofì? Emile. E tu, Emile, sei pronto anche tu per aiutare Pino? Quanti anni hai, Emile? Sei. Sei anni. E allora siamo pronti. Tu vieni da questa parte? Sì, o rimani lì? Che parte preferisci? Tutti e due lì, perfetto. Io pensavo Emile da una parte e Sofì dall'altra, invece no. Tutti e due a fianco di Pino. Siamo pronti? Spirito di coppia. Allora, iniziamo. Sei pronto, Pino? Iniziamo con i premi. Ed eccoci quindi con il 47esimo, partiamo dall'ultimo. E si tratta... Allora, io appoggio tutti i miei foglietti perché voglio leggere bene, giustamente, quali sono i premi. Il 47esimo premio... si tratta di Vertosan ed è una confezione di prodotti per l'importo di 600 euro. Ed eccoci pronti, il premio. Allora facciamo così che io passo il microfono giustamente a Paolo perché deve leggere i numeri. Prego. Ecco qua, quindi lui, Paolo, ci potrà seguire con la lettura dei premi. Allora, 11.210. E questo numero? 11.210. Questo numero corrisponde al 47esimo premio, abbiamo detto, per un valore di 600 euro e si tratta di una confezione di prodotti Vertosan. Pronti a proseguire, Pino? Chi? Eccolo che è Emil, che sta passando il biglietto a Paolo. E questo premio, il numero 46, il 46esimo, è anche questo di un valore di 600 euro. Si tratta di una idropulitrice messa in palio da Mafer. Che numero è? 5.433, 5.433. La Mafer, ricordiamo che la troviamo a Pont-Suat, a Charvenceau, e ha messo in palio un premio per il valore di 600 euro e si tratta di una idropulitrice. Proseguiamo con il giro della Boreira e della volta di Sofì, che va proprio a cercare il biglietto. Che sta cercando, si impegna, eccolo. E siamo pronti. In questo caso sono due premi, sono due buoni acquisto. Vediamo il primo, che corrisponde al 45esimo premio. Si tratta di un buono acquisto di 300 euro messo in palio da Selleria Le Cuir. Che numero? 8582, 8582. E abbiamo detto che corrisponde a un buono acquisto pari a 300 euro messo in palio da Sellerie Le Cuir e corrisponde al 45esimo premio. Proseguiamo sempre con un buono di 300 euro. Vediamo qual è il numero che è stato estratto da Emil in questo caso. 11.424, 11.424.
E questo è il secondo buono acquisto, pari a 300 euro, messo in palio da Sellerie Le Cuir. Sellerie Le Cuir lo possiamo trovare a CAR come punto vendita e potete trovare anche naturalmente sulla pagina Facebook tutti gli sponsor, perché ormai siamo tutti social, quindi più o meno il 99% si possono veramente avere delle informazioni importanti seguendo i social, in questo caso la pagina Facebook Le Cuir SNC. Proseguiamo con Delta Pneumatici, che ha messo in palio due buoni da 300 euro e il primo buono, vediamo a che numero è abbinato, ed è Sophie, sì, che sta consegnando a Paolo il buono, e vi ricordo che in questo caso il numero è abbinato al 43esimo premio messo in palio. 8739, 8739. Siamo pronti per un altro numero, eccolo qua, abbinato al 42esimo premio messo in palio da Delta Pneumatici, che troviamo in via Parigi ad Aosta, e Delta Pneumatici vende pneumatici ma propone, offre ai propri clienti anche la riparazione delle gomme. Qual è il numero abbinato? 11.404, 11.404. E questo numero è abbinato al 42esimo premio messo in palio da Delta Pneumatici. Proseguiamo ancora, siamo velocissimi, eccola, è ancora Sophie che sta estraendo il numero da abbinare al 41esimo premio messo in palio da Garage 76, e si tratta di un trattamento per un'auto del valore di 700 euro. 6.593, 6.593. E abbiamo detto che si tratta di un premio, un trattamento per l'auto del valore di 700 euro messo in palio da Garage 76. Pronti per la prossima estrazione? E in questo caso il premio è di 850 euro, corrisponde al 40esimo premio e si tratta di un robot VR200 più un'aspiratrice VC100, e lo mette in palio Vorwerk Point Aosta. Estratto il premio, già consegnato a Paolo. Prego Paolo. 2567, 2567. 850 euro abbiamo detto questo premio, un robot, un'aspiratrice. E proseguiamo con Agrival, e sono due confezioni in questo caso di prodotti Agrival, si corrispondono al 38esimo e al 39esimo premio. Il valore per ciascuno di queste, per ciascuna di queste confezioni è di 425 euro, e vediamo a che numero corrispondono. C'è un po' di difficoltà nella lettura. Il bello della diretta, si dice. Quindi Paolo, ecco, bravo Paolo. 880. Scusa, ripeti? 880, 880. Perfetto. Questo numero è abbinato al 39esimo premio messo in palio da Agrival. E siamo pronti? Eccolo, è il momento. Mi viene da dire piccolo di casa, ma perché è semplicemente, insomma, appena più piccino di Sofia, Emile, ma di poco a poco, un anno, proprio pochi centimetri, poi la raggiungi. Ed eccoci pronti per la lettura per questo 38esimo premio messo in palio da Agrival. 425 euro il contenuto di questo cestino. 8638, 8638. Pronti per una pausa, perché vi ho visti velocissimi, siete veloci, sono veramente molto veloci i miei collaboratori, come si dice, i miei amici, io amo dire, di viaggio. E un attimo di pausa, non nulla di particolare se non approfondire quello che può essere l'argomento, ma la partecipazione di tutti coloro che sono presenti. Importante ruolo in tutto ciò anche quello istituzionale, che ha proprio dato un sostegno importante all'organizzazione. Parliamo della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio Regionale, il Comune di Aosta e il CELVA. E ricordiamo anche importante ruolo proprio quello svolto dal traforo del Gran San Bernardo,
che ahimè è ancora chiuso, ma noi aspettiamo che apra, della RAV. Dico importante ruolo perché hanno messo denaro, e il denaro è molto importante quando si fanno eventi di questo genere, perché bisogna poi veramente portarli avanti con tanto impegno e naturalmente anche spese. Altri sponsor, quelli ufficiali proprio della Lottery, si tratta di SEA Automobili dal 1975, concessionaria Kia, di Agrimec, di Davide e Dolores Simeoni e ancora di Pramotton Mobili. Questi sono gli sponsor ufficiali, e poi in effetti ce ne sono veramente tanti di sponsor che li state sentendo man mano che vengono estratti i numeri, proprio sponsor che hanno dato del denaro e dei premi. Io mi avvicino a Pino Balicco e chiedo a Paolo gentilmente magari di passargli il microfono, semplicemente perché voglio fare alcune domande che non troppo difficili. Devono essere semplici. Semplici? Sì, va bene. Allora, semplicissima come domanda. L'emozione della 60ª edizione della Bataille. È semplice questa domanda. Grande emozione, semplice anche la risposta. Basta, finito lì. Ma Pino... No, è stato un evento particolare, l'abbiamo celebrato già col sabato, diventandoci l'Inter regionale. Ma è stata una bella invenzione. Sì. Allora facciamo un po' di cifre, perché poi i numeri sono quelli che interessano sempre. Quanti presenti? È abbastanza, più di 1500 presenti. Però, per una novità è già un bel risultato. Soprattutto, più che i numeri, secondo me è importante il clima amicale in cui si è svolta la manifestazione. Grande coinvolgimento anche degli amici piemontesi, quindi buona la prima. Facciamo altri numeri, perché poi piacciono i numeri, specialmente a noi giornalisti. Il secondo giorno, quanti i partecipanti? Numerosi. Pino? Tanti. Quanti biglietti strappati, dai? Ci avviciniamo ai 4.000 biglietti, quindi buono. Visto anche i tempi che corrono, sai. Ben venga. È sempre ottimo. Ma credo che... meritato, cioè le nostre reine abbiano meritato questa affluenza e soprattutto hanno ripagato questa affluenza. Una domanda un po' più, ecco, preparati, vedo già che stai ascoltando. Prima del 1954 si parlava di fiere di paese, di feste religiose, laddove le reine si incontravano e combattevano. Cos'è successo dopo questa data? Ma diciamo che è stata un'evoluzione naturale, perché dal 54 al 58, in cui è stata codificata, diciamo così, la battaglia del Reno, si svolgevano nei paesi, anche perché lo sappiamo tutti che con le problematiche di trasporto che c'erano non è che si poteva tanto allontanarsi dal proprio luogo, quindi si abbinava festa religiosa a quello che era l'unica attrattiva possibile, quella di far combattere le proprie reine. Pino, scusate, l'ho chiamato Piero, mi sono emozionata anch'io. Questo è il bello della diretta, e ci si emoziona. Qui qualcosa c'è, perché Piero... Scusami, Pino Balicco, il fatto di essere comunque un allevatore, qual è l'emozione proprio di far crescere quello che possono essere e delle regine, ma anche non delle regine, però ci sono delle aspettative, vero? Sì, dal momento in cui si fa fecondare la reina, dal momento in cui nasce, che è il momento, diciamo così, forse la prima grande emozione, alla crescita, al giorno in cui la si porta a combattere, è un'emozione continua che non finisce, perché comunque l'amore nostro per quello che è l'animale, che sia reino, che non sia reina, è comunque immutato nel tempo. L'importante ruolo dell'associazione, l'association AMI, regionale AMI de Rein? Diciamo che in questi 60 anni ha accompagnato non solo le reine, ma proprio la vita economica, se vogliamo, contadina della nostra regione, ma non solo contadina. Se oggi abbiamo una bella regione, lo si deve a chi alleva, e un ruolo importante ce l'ha avuto l'associazione, perché ha mantenuto vivo questo interesse. Come diceva prima qualcuno, senza fare nomi, chi? Vincent diceva che uno si appassiona sin da giovane, certo. Poi questa passione la porta nel tempo e fa sì che questo mestiere continui. Mestiere duro, gravoso, se non c'è anche un po' di passione forse lo abbandoneremmo.
Siamo vicini alle elezioni, dico bene? Mi sembra che ci sia. No, no, assolutamente. No, 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 nulla. Niente? Non c'è nulla da dire, nulla. Oggi è un'estrazione. Ah, va bene. Allora siamo pronti, proseguiamo con l'estrazione. Ti domando se gentilmente passi il microfono a Paolo Chenet. Siamo già pronto. Aspetta che guardiamo esattamente qual è, perché tu avevi già il numero che giustamente era stato passato, noi ci eravamo fermati prima, quindi proseguiamo con le estrazioni, il numero già in mano, in questo caso si tratta di ben 6 premi messi in palio da Funivie Monte Bianco Skyway. Sono 6 premi divisi in 2 categorie, 3 pacchetti famiglia e 3 biglietti andata e ritorno. Il numero? Pronti a leggerlo? 11.062, 11.062. Ecco, e chiedo conferma a Nathalie Dujani per quanto riguarda questo numero. Corrisponde al biglietto andata e ritorno o al pacchetto famiglia, Nathalie? Biglietto andata e ritorno. E adesso proseguiamo con gli altri due, quindi gli altri due abbinamenti. È già stato preso il numero, eccolo, ce l'ha in mano il nostro piccolo Emil che lo sta consegnando ed è il secondo numero, secondo premio abbinato. Sentiamo a quale numero. 1851. Benissimo. 1851. E anche questo numero è abbinato ed è il numero 38 come premio, abbinato a un biglietto andata e ritorno Funivie Montebianco Skyway. Pronti per l'estrazione? Adesso Fi ci fa desiderare il suo biglietto, perché lì, pronta, che cerca, eccolo, trovato il numero, prego. 11.891, 11.891. E anche questo numero è abbinato a un biglietto andata e ritorno Funivie Montebianco Skyway. Ed eccoci pronti per il pacchetto famiglia. Vediamo qual è il numero, anche questo messo in palio dalle Funivie Montebianco. Vediamo un po', cos'è successo? Vedo che stanno guardando, stanno controllando quello che possono essere i biglietti presi. Ecco, pronti per... 12.874, 12.874. E questo numero è abbinato al pacchetto famiglia messo in palio dalle Funivie Montebianco. Ancora due estrazioni, due numeri per il pacchetto famiglia e si tratta di Sofì che sta cercando l'abbinamento giusto per il numero. Vediamo un po', si tratta del numero 36, del premio, scusate, 36, se no poi magari facciamo confusione, il premio 36. Abbinato, sentiamo a che numero? 4.952, 4.952. E siamo pronti per l'ultimo numero, l'ultimo premio messo in palio dalle Funivie Montebianco Skyway e il premio numero 37 e vediamo l'abbinamento con quale numero, che eccolo consegnato in questo momento, e vediamo qual è il numero. Lasciamo la parola a Paolo Chenet. 9.543, 9.543. E ricordiamo che questi pacchetti, tre pacchetto famiglia, tre andate e ritorno, sono totali per un valore di 600 euro. Proseguiamo ancora con un premio, in questo caso sono quattro anche questi, messi in palio da MAV, si tratta di quattro motoseghe, il totale di queste quattro motoseghe è di 1.200 euro. Qui sono quattro i biglietti che vengono estratti con l'abbinamento alle quattro motoseghe e io sono curiosa, chiedo a Nathalie se il valore delle motoseghe cambia o se questa cifra verrà magari divisa in parti uguali. Quindi la cifra, mi conferma Nathalie, che verrà proprio divisa, quindi queste quattro motoseghe, cambierà probabilmente il modello o magari anche lo stesso, ma il valore è per tutte e quattro uguali. Quindi il numero per il... Premio? 673, 673. Benissimo, e questa è la prima motosega messa in palio da MAV. Il secondo numero, eccolo, che viene consegnato. E siamo pronti per la lettura per la seconda motosega messa in palio da MAV. Ricordiamo che MAV si trova a Saint-Christophe in località Grand Charrière 40. Prego la lettura.
5909. Natalista, continuando a scrivere, i numeri che vengono estratti da naturalmente Sofì e sono tutti e due attenti, ma Sofì proprio è impegnata, eh? Hai capito? Ma è difficile trovare questo numero, Sofì, vabbè, noi andiamo avanti. Ecco, l'ho trovato, oh, finalmente. Viene consegnato a Paolo Scenei e ricordiamo che è la seconda motosega. Io mi sono distratta un attimo, la seconda, vero Nathalie? Hai già la terza, io mi ero distratta proprio, mi ero distratta con Sofì. Prego, la lettura del numero. 10.043. Ed ecco che lui è più veloce, bravo, lui di idee e proprio di fatti, velocissimo proprio, bravo Emil. E siamo per la quarta motosega in palio. 12.611, 12.611. Benissimo, ringraziamo per l'abbinamento e la trascrizione dei numeri da parte di Nathalie. Proseguiamo ancora, in questo caso si tratta di un premio, pensate, per il valore di 1200 euro, ecco che Sofì sta cercando, e adesso cerca perché è importante, lei lo sa che è importante questo premio, e il periodo che stiamo affrontando, quello insomma del freddo, anche se oggi sinceramente si sta molto bene e fa caldo, è una stufa pellet, una stufa pellet messa in palio da ITS Jerusel. E il valore di questa stufa è di 1200 euro. È stato consegnato il numero e vediamo come viene abbinato. Prego. Numero 5. Ah però, 5. Giustamente, si parte da 1, quindi c'è anche il numero 5. Allora, il numero 5 abbinato al premio, in questo caso si tratta del 27esimo, e noi andiamo in regressione naturalmente. Proseguiamo ancora, si tratta di 4 premi ora, 4 buoni messi in palio da Ottica Rosa. Sono 4 buoni acquisto per il valore di 300 euro l'uno. Iniziamo con il primo. E mentre c'è Sofì che sta cercando, lei sempre in maniera molto minuziosa va a cercare l'abbinamento giusto, noi parliamo anche di Ottica Rosa, dicendo che la possiamo trovare in Avenue Conseil de Commis 7 ad Aosta. E anche in questo caso c'è la possibilità di seguire tramite internet, tramite web, quali sono le offerte, le proposte. E si tratta di www.otticarosa.com. Vediamo l'abbinamento del primo numero, del primo buon acquisto. 9.629, 9.629. Proseguiamo ancora per il secondo buono acquisto, sempre del valore di 300 euro. Consegnato in questo momento a Paolo Scenei, che sta per leggere il numero. 9.626, 9.626. Ancora due buoni acquisto, quindi proseguiamo con il prossimo numero e vediamo qual è l'abbinamento che viene fatto. In questo caso si tratta dei premi, il 23esimo, il 24esimo, questo è il 25esimo e vediamo qual è. 13.384, 13.384. Ancora un buono acquisto per Ottica Rosa, 300 euro abbiamo detto il valore di questo buono acquisto. Vediamo l'abbinamento che viene fatto. Ottica Rosa è un ottico di fiducia proprio qui ad Aosta, quindi oltre a belle montature, ma c'è anche la possibilità di controllare la propria vista e farsi consigliare. È stato consegnato il biglietto. Sofì è proprio lei che cerca. Ecco, consegnato in questo momento. 7756, 7756. Benissimo. Ed eccoci pronti per un'altra pausa. Noi facciamo delle tornate non eccessivamente lunghe, ma insomma abbastanza nel,
nell'andare a pescare i biglietti e poi fare l'abbinamento. E proseguiamo, abbiamo prima parlato degli sponsor, quelli che erano sponsor amministrativi, che appartengono proprio a tutto quello che è l'ambito dell'amministrazione pubblica, ma ci sono anche importanti sponsor e noi qui ne abbiamo alcuni, non tutti, ma alcuni sì. E allora abbiamo voluto dargli uno spazio. Io voglio chiamare qui accanto a me Monica Benetti, ho detto bene? Eccola qua, è proprio vicinissima. Io chiedo il microfono, vado a recuperare il microfono, eccolo qua, perché così insomma parliamo tranquillamente. Perfetto. Allora, Monica Benetti, sì? Promoter per Bricofer. Promoter della Bricofer. Benissimo. Sì, allora, cos'è successo il 22 di ottobre? Allora, una cosa importante? Esattamente, una piccola premessa. L'azienda Bricofer un anno fa, esattamente il 22 ottobre dell'anno scorso, decise di aprire un punto vendita ad Aosta. E quindi noi quest'anno l'abbiamo festeggiato con voi, nel senso partecipando a questo evento meraviglioso che è la fiera della battaglia. Il 22 ottobre. Esattamente. Il 22. Assolutamente sì. Ah, però. Noi sabato e domenica eravamo in fiera. Che bello. Quindi è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché abbiamo riscontrato io personalmente un'organizzazione ottima, un'accoglienza dei valdostani e anche dei turisti, perché devo dire che l'afflusso è stato strepitoso. Sì. Oltre allo spettacolo. Quindi siamo ben lieti di offrire i nostri premi, veramente, di cuore. Bello sentire queste parole. Sì, un'esperienza bellissima. E vogliamo parlare anche un attimo di Bricofer. Bricofer è un'azienda che nasce a Roma nell'89 del signor Pulcinelli e ha aperto un sacco di centri. Adesso io dire i numeri esattamente non... Dove vi troviamo? In Valle d'Aosta? Noi siamo a Quarte, siamo vicinissimi a Quarte. Unico centro? Unico centro della Val d'Aosta, Bricofer. Vi verremo a trovare. Assolutamente sì. Un'ultima domanda, ci sono degli obiettivi? È stato il primo anno? È stato il primo anno. Il secondo anno che obiettivo avete a livello aziendale? Che domandone. Questa è una domandona proprio... Facciamo un'altra. Facciamone un'altra. Facciamone un'altra perché chi doveva essere qui con me non c'è. Allora, un'altra domanda. Dica. I clienti sono tutti molto esigenti? Hanno tutti le idee molto chiare? O hanno bisogno proprio di voi magari per fare la scelta giusta? Allora, io devo dire che i valdostani sono le persone intanto preparate, quindi sanno sempre quello che vogliono e cercano la qualità. Beh, grazie. Sono molto belle queste parole da parte di uno sponsor, da parte di chi è stato e è tuttora amico della Bataille e anche della Lotterie de Reine. Un altro sponsor che è arrivato qui per assistere all'evento, ma anche per parlare dei suoi prodotti, si tratta di Jérusel. L'abbiamo appena insomma celebrato con l'ultima estrazione, la stufa pellet. Posso chiamare qui Yuri Jérusel, proprio per conoscere meglio quello che è la sua azienda? Buonasera. Tutti da questa parte? Beh, bravo, non dobbiamo invertire, prego Yuri. Cedo Buonasera il microfono perché io ho questo, quindi ognuno il suo. L'emozione della battaglia è naturalmente presente o no? Assolutamente sì. Ah, ecco. Io non in prima persona, però ho parecchi parenti in famiglia che sono nell'ambiance e quindi ho sempre partecipato molto volentieri da quando ero piccolino a tutte le battaglie. E il tifo ormai... per chi è stato fatto? Il tifo è stato fatto per mio cugino. Possiamo fare anche il nome? No? Anche il cognome o solo il nome? Sì, nome e cognome. Dario Betan. E vai, va bene. È bello parlare di coloro che hanno partecipato. Poi si sa, si partecipa per vincere, però insomma, al di là di questo, è bella comunque la partecipazione perché è veramente una bella, assolutamente, una bella gara, una bella un bel combat. Sì. E poi è bello vedere anche gli amici dall'altra parte della montagna, i francesi, gli svizzeri. Che comunque, sono degli appassionati. Sì, e poi sempre di più, insomma, noi andiamo dall'altra parte a seguire le battaglie, loro vengono di qua, quindi questa sinergia secondo me è molto molto positiva. Positiva anche per proporre magari le stufe agli amici svizzeri, sì, perché no? Noi abbiamo un punto vendita anche a Martinie, quindi come tale alla fine le persone sono sempre quelle che girano avanti e indietro e...
è bello familiarizzare, socializzare, anche perché, giusto o sbagliato che sia, abbiamo abbastanza le stesse vedute, la stessa maniera di pensare. La cosa strana ogni tanto è lo stesso patois. Trovarsi a parlare patois con uno svizzero che sembra un valdostano fa pensare, strano, ecco. Fa strano, però fa capire quanto si è vicini forse anche come sì, tradizione, sì, come sì, cultura. Alla fine siamo un popolo di montagne, quindi l'unione fa la forza e non c'è niente di più bello, ecco. Stava a San Dir. Le cose vere, le cose belle secondo me sono proprio queste, al di là del che vinca la mia, che vinca la sua o che vinca quella dell'altro. Un consiglio per quest'inverno, Yuri, per scaldarci, oltre al premio che è stato messo in palio, un consiglio? Sì. Beh, al di là della battuta, nonostante la crisi, nonostante tutto, abbiamo voluto fare questo sforzo con piacere, col cuore, di mettere come oggetto del premio una stufa pellet, e l'augurio personale ritengo possa essere quello che questa stufa finisca. Finisca famiglia. Nel senso sì, diciamo, no, finisca. Non finisca mai. No, la stufa deve proseguire. Ottima, anche perché hanno una garanzia non indifferente di parecchi anni, sì, dico bene. Sì, quindi la stufa prosegue, ma che rimanga qui nel territorio, è questo l'augurio? No. Che finisca a casa di qualcuno che veramente ne abbia bisogno e quindi che possa godersi questo fresco inverno. È caldo, eh? Yuri, non vorrei dirti, ma sto facendo nella maniera più consona, quindi grazie, la stufa diventi caldo. Grazie. Mi è anticipata. grazie veramente per essere stato qui, per aver parlato dell'emozione della battaglia e dei propri prodotti, anche termosanitari, Jerusalemme. Sì. Abbiamo parlato delle stufe, ma anche termosanitari. Dove dobbiamo venire a cercarvi? Noi siamo a Deimaville, a Verres e a Martigné. Perfetto, grazie ancora. Siamo pronti a proseguire quindi con la lotteria, sempre, ecco, io uso un po' il microfono naturalmente degli ospiti e anche di Paolo, perché ormai questo è il microfono ufficiale di Paolo Scenei, che giustamente lui fa la binata, dice qual è il numero ed è importante. Proseguiamo, hai già il numero in mano, un attimo solo che dico di che estrazione si tratta, in questo caso uno solamente, è un oggetto del valore di 1.300 euro messo in palio da Marchi Gianotti e Paolo ha il microfono. No, cos'è successo? Natalì mi riprende. Cos'è successo? Ho sbagliato dei fogli? No, dove siamo arrivati? Siamo andati avanti, quindi scusate, ho messo via dei fogli che corrispondevano ad altri numeri. Grazie Natalì, grazie, perché è importante avere qualcuno quando io dico compagni di viaggio. L'importante è anche questo, che laddove magari scivoli un attimo, loro attenti ti riprendono. Sappiate che c'è questo premio importante comunque e arriverà tra poco. Eccoci qui, quindi con tutti i foglietti io mi sono persa i foglietti. Noi siamo a che premio esattamente? Al 22esimo premio, che io non eccolo qua, trovato. Ho trovato il bel foglietto. Allora, eccoci pronti per Bricofer, e abbiamo proprio sentito da poco come ci ha parlato della propria azienda, e allora vediamo anche cosa è stato messo in palio. Sono 5 buoni acquisto del valore di 200 euro l'uno e iniziamo subito l'estrazione e l'apertura. Perdono, prego. Come abbiamo fatto? Questo è uno dei andiamo con il secondo, questo corrispondeva al 21esimo con il 20. Ed eccoci pronti per il terzo buono acquisto messo in palio da Bricofer, che abbiamo sentito poc'anzi si trova a Car, quindi io sto guardando con la coda dell'occhio perché è proprio qua vicino a me. Abbiamo la possibilità di poter spendere questo denaro messo in palio proprio da Bricofer. Pronti per la lettura?
E questi 5 buoni corrispondono al 22esimo, al 21esimo, al 20esimo e adesso siamo al 19esimo premio messo in palio, sempre un buon acquisto. Prego. 12.742, 12.742. Ancora un buono acquisto, il 18esimo premio messo in palio da Bricofer per il valore di 200 euro. Io tengo anche sotto controllo, loro lo fanno con me, io tengo sotto controllo loro per vedere proprio l'estrazione dei premi da parte di Sofì e da parte di Emile. Ed è la volta di Emile che consegna il biglietto che ha appena estratto e lo consegna, l'ha consegnato a Paolo. Prego. 12.363. E questo corrisponde, questo buono acquisto, al 18esimo premio messo in palio da Bricofer. Proseguiamo con le estrazioni ed eccoci pronti per il premio che vi avevo letto prima. E si tratta di un premio messo in palio da De Marchi, già tipico. Perfetto, Nathalie conferma, quindi possiamo proseguire. De Marchi Gianotti ha messo in premio questo orologio Eberhard Frecce Tricolore per un valore di 1.300 euro. E corrisponde a che numero? 12.255. Troviamo... 12.255. Magari lo ripeti che ti sono con la voce... 12.255. Grazie. Troviamo De Marchi Gianotti a Sar, a Aosta... a Pollen, a Saint-Vincent e a Ivrea e c'è anche la vendita online per chi volesse, si può visitare tutti i prodotti sul sito www.demarchigianotti.com. Proseguiamo ancora ed è la volta di Sofì per un premio, si tratta di una portafieno messa in palio da Pellegrino, il valore di questa di questo oggetto portafieno è di 1.300 euro. Troviamo Pellegrino nel vicino Piemonte, esattamente vicino a Caselle, a San Maurizio Canavese, ed è specializzato Pellegrino proprio per queste gabbie, sia per gli animali che in questo caso per il fieno. A cosa corrisponde? 4.945. Ed è un premio veramente importante per chi coltiva... quello che possono essere i prati, per poi il fieno è importante darlo da mangiare proprio alle reine ed è fieno molto particolare, poi parlerò con gli allevatori, magari mi dicono guarda che le reine, il fieno niente, solo erba fresca, adesso tra pochissimo ci saranno proprio loro che ci parleranno delle loro regine, chiederò anche questo. Proseguiamo ancora con il quindicesimo premio, si tratta di un generatore elettrico del valore di 1.500 euro messo in palio da AgriCenter. C'è già il numero, prego? 9.178, 9.178. E si tratta di un generatore elettrico messo in palio da AgriCenter per un valore di 1.500 euro. Proseguiamo ancora, c'è già il numero pronto nelle mani di Paolo, si tratta del 14esimo premio messo in palio da Arte del Rustico. Si tratta di un divano a due posti per un valore di 2.400 euro. 3.683, 3.683. E questo era un premio messo in palio da Arte del Rustico, un divano a due posti per un valore di 2.400 euro. E adesso qui c'è una carrellata di numeri, ben 10 di premi, sono buoni acquisto dal valore di 200 euro l'uno, messo in palio da Gross Cidac. Io sto guardando Paolo che ha già il primo numero in mano. Prego. 3.895. Abbiamo detto 10 i buoni acquisto messi in palio da Gross Cidac, tutti e 10 per il valore di 200 euro l'uno. Proseguiamo con, ecco qua, la consegna di un altro numero. 11.826, 11.826. E
Qua siamo veramente veloci, perché sono tanti i buoni acquisto, ben 10. Proseguiamo ancora con il prossimo numero già consegnato a Paolo. 962, 962. Di Gross Cidac possiamo dire che è veramente l'ipermercato dei valdostani della Valle d'Aosta, lo troviamo ad Aosta proprio, e sono veramente tanti i prodotti che i valdostani, e non solo, abbiamo parlato prima degli svizzeri, sovente vengono proprio a fare la spesa al Gross Cidac, dove si trovano prodotti valdostani della nostra terra, non solo, ma anche questi. Proseguiamo con la prossima lettura. 421. 10 buoni acquisto abbiamo detto, per il valore di 200 euro l'uno. Proseguiamo, c'è già Sofì pronta per... ha già consegnato il numero, prego l'abbinamento. 9915, 9915. Abbiamo detto che è il supermercato dei valdostani e possiamo ancora aggiungere che ben 40.000 prodotti food e no food di vario genere, c'è proprio la possibilità di soddisfare tutto quello che sono le esigenze di una famiglia. E proseguiamo, sì, io guardo, Paolo ha già il numero, prego, la lettura. 5.745, 5.745. Proseguiamo ancora con la lettura, con l'abbinamento degli altri premi, che abbiamo detto sono ben 10 i premi messi in palio, questi buoni acquisto da parte di Gross Cidac. Ed ecco la consegna del numero. 1411, 1411. Io guardo Nathalie perché sinceramente io ho perso il conto. Quindi a che numero siamo arrivati? Quanti buoni acquisto? 3, ancora 3 buoni acquisto, quindi ancora 3 estrazioni. Già consegnato il numero, prego. 8.377, 8.377. Buono acquisto del valore di 200 euro. Ancora 2 i buoni acquisto abbinati a Gross Cidac. E vediamo qual è il penultimo, che corrisponde poi al premio numero 5 in questo caso. Un buono acquisto messo in palio da Gross Cidac. Prego. 12.581. 12.581. E c'è ancora l'estrazione di un numero che corrisponde a un buono acquisto del valore di 200 euro. E c'è la consegna del numero e la lettura da parte di Paolo Scenei. 8.518, 8.518. E abbiamo detto che sono 10, per un valore di 2.000 euro, i premi messi in palio proprio da Gross Cidac, che ringraziamo insieme a tutti gli altri sponsor. Ci fermiamo un attimo, io guardo alle mie spalle, al mio fianco, proprio coloro che mi stanno aiutando molto questa sera, quindi grazie per questo viaggio, per questa Loterie de Rhin 2017, e corrisponde proprio alla quarta edizione. Io mi avvicino a Paolo perché, grazie, domando il microfono, ancora una testimonianza, una breve intervista con Dario Bertolini, che chiamo qua vicino a me. Titolare responsabile, buonasera. Titolare responsabile di SEA Automobili dal 1975, concessionaria ufficiale Kia. Sì, per il Piemonte, Valle d'Aosta, Biellese e Canavese. Dove vi troviamo in Valle d'Aosta? A Car, per Calza America numero 10. Questa è l'unica sede in Valle d'Aosta? Valle d'Aosta, sì, quell'altra di Ivrea e l'altra Biella. 42 anni? 42 anni, sì. Non sono pochi, no, sono tanti. Sono tanti, sì. Avete sempre soddisfato le esigenze di coloro che si sono rivolti a voi? Certamente, abbiamo tantissime clientele, migliaia e migliaia di clienti in questi anni. Ecco, duro di clientela. Quando ci si rivolge a un concessionario per acquistare una macchina, si ha sempre le idee chiare, e parlo, le chiedo di girarsi a favore della telecamera, perché sennò vedono solo il profilo. In effetti ha un bel profilo, però è bello anche, quindi le chiedo proprio di guardare proprio a favore della telecamera. Hanno sempre le idee chiare, e uso il personale perché io non ho mai le idee così chiare. No, non sempre. Ecco. Qualcuno ha idee chiare, ma molti fanno la panoramica, cercano di capire
cosa hanno bisogno e si cerca di consigliare per le loro esigenze. Ed ecco l'importante ruolo che ha il concessionario. Sì, è il consulente alle vendite più che altro. Effettivamente non è più il venditore, ma è il consulente alle vendite. Aiuta a capire cosa bisogna chiedere. Voi siete concessionari Kia o avete anche altre? Anche Mitsubishi. Anche Mitsubishi. Abbiamo fatto tanti anni come Alfa Romeo, poi l'abbiamo lasciato un po' di anni fa per passare a marchio con più prodotti, ecco, mentre Alfa Romeo era molto ristretto come prodotti, Kia invece ha circa 12 tipi di vetture diverse, quindi però, possiamo soddisfare più clientela. Ecco. Però un grazie per il premio che avete messo in palio, una Kia. Sì, naturalmente. Beh, insomma, il colore di questa Kia? Rosso, naturalmente. Sava Sandir. Il colore di Kia Motor è rosso. È rosso. È rosso, ed sì, è anche forse la richiesta un po' dell'acquirente. Sì, ce ne sono. Il rosso piace. Il rosso piace. Maglietta rossa non vorrei dire. Quindi. La bandiera, d'altronde. Rosso e nero. Quindi ci siamo. Posso chiederle quali sono le tendenze per questo inverno e primavera come macchina? Tendenze e l'offerta anche per il mercato? Oggi si sta andando verso l'ibrido, noi abbiamo l'ibrido, quindi la clientela tende ad andare verso la vettura ibrida, uh-huh, perché il diesel dovrà pian piano sparire per l'inquinamento cui porta. E quindi sono verso l'elettrico. Ecco, e questa è la tendenza, sì, proprio. Sì, sì. Ricordiamo a proposito che questa Kia messa in palio è 1.0 benzina? Sì, sì, sì. Ho superato l'esame? È superato. Perfetto, benissimo. Le chiedo come ultima battuta, l'emozione se c'è stata nel vedere il combat, se l'ha visto? Sì, sì, certo, a pezzettini, perché avevamo anche zona esposizione, esatto, avevamo le vetture, quindi a pezzetti si andava, uh-huh, certo. Qual è stata l'emozione? Forte, forte, bella, sì, bella. Ci distrae dal lavoro, ecco, non si riesce più ad andare via. Bene, io la ringrazio per la sua testimonianza, per essere stati qua con noi e naturalmente io voglio anche dire a tutti voi che siete lì, che ci state guardando, rimanete incollati al vostro schermo perché siamo vicinissimi oramai ai primi premi. Allora, proseguiamo perché siamo ancora con Pino Balicco, La Barreira, Sofì e... Pronti? Via! Si prosegue. C'è già il biglietto? No, io ho fatto tutta questa scena, c'è già il biglietto pronto. Ma Pino, ma devi dirmele queste cose. Vabbè, va bene. Allora, siamo pronti? Il microfono, mi hanno portato via il microfono. Ah, un attimo, mi hanno portato via il microfono, ma perché cambiano le pile, perché siamo vicinissimi, certo, non dobbiamo farci sfuggire proprio assolutamente nulla, di conseguenza io, cosa devo dire, che siamo ormai vicini, mi avvicino, Pino, devi, certo, dirmi, devi dirmi qualcosa, qua, dimmi. Cosa devi dire? Non ti dico niente, no, sai, no, già tutto te. Ah, so già tutto io. Era solo per prendere un po' di te. Vabbè, grazie Pino, sei grande. Allora, intanto, mentre aspettiamo il microfono, proprio perché è stata sostituita una pila, io proseguo perché comunque il bello della diretta è proprio questo anche. Si prosegue ad oltranza con i miei errori, con le pile che finiscono, ma non importa. Noi proseguiamo e parliamo del terzo premio abbinato, cosa stai facendo vedere? Anche le reine. Vabbè. Il terzo premio per quanto riguarda la prima reina che si è classificata per la terza categoria, adesso dobbiamo capire qual è il numero, però io chiamo qua vicino a me, siamo pronti anche con il microfono che me lo stanno portando, io ho cercato di temporeggiare, il proprietario di... voi ve lo ricordate qual è il nome? Io non me lo ricordo, ma tu dici che Sofì se lo ricorda. Sì, se lo, io mi sto confondendo, Sofì, te lo ricordi tu? Sì. No, se lo ricorda. Qual è? Roberto. Ah, no, fermi tutti. Roberto è il nome del papà. Vabbè, adesso lo chiamiamo. Ma la reina che si è classificata prima della terza categoria, il nome te lo ricordi? Sì.
Guerra. Eccola, è Guerra, ed è proprio lei che si è classificata prima della terza categoria, e Sofia ha detto giustamente Roberto, perché è Roberto Bonin che io chiamo qua vicino a me proprio per parlare dell'emozione di questa vittoria, e non è da poco. Eccolo che arriva Roberto, sei stato presentato sia la reina che ha vinto, sia il papà. Sì, un doppio onore, da... presentato dalla figlia. Poi. Beh, non è male. Non capita tutti i giorni. Non capita tutti i giorni. No, assolutamente. Allora, il numero tra l'altro è già stato estratto? Eccolo, il numero è lì, in mano di Paolo Chenet. Teniamo ancora un attimo la suspense. Parliamo se di guerra. Se riusciamo, sì. Dai, volentieri. Parliamo di guerra. Cosa mi racconti di guerra? Beh, guerra è una grande soddisfazione sicuramente, anche un po' in attesa, perché onestamente non si pensava di riuscire a fare questo risultato. Speravamo di fare bene, però ci rendiamo conto che il livello è tutti gli anni sempre più grande, sempre più difficile essere a certi livelli. Chiaramente una grande parte del risultato è dovuto anche un po' alla giornata, anche un po' tanto ai sorteggi. Abbiamo visto delle bovine che erano veramente affaticate in modo incredibile, che magari sono state un attimino penalizzate dai combat che hanno avuto in precedenza per non poter arrivare all'ambito bosche. Fa parte del gioco, ogni tanto si giuisce delle fatiche altrui, altre volte si porta a casa il risultato o si lavora anche per gli altri. Come si riconosce una regina? Beh, io credo che il fatto di fare selezione, di avere un occhio di riguardo a tutto quello che c'è stato prima di noi, quello che ci hanno trasmesso i nostri avi, è sicuramente importante. Poi secondo me ce l'hanno nel sangue, sono bovine che sanno cosa vanno a fare, sanno come comportarsi e veramente danno delle emozioni incredibili. La scelta del nome? Guerra non è un nome da poco, eh? Beh, se il nome è una garanzia. Bastasse il nome sarebbe facile, ma no, io onestamente guardo tanto alla genealogia, sì. In effetti una sua bisnonna è Guerra di Michele Biona, che è già stata reina regionale, allora anche in onore di Guerra di Michele Biona ho messo questo nome. Evviva Guerra. Sì, quest'anno sì. Evviva Guerra. Allora io ti chiedo di rimanere qua vicino a me, sì? Però ti chiedo il microfono, okay. Perché siamo pronti per la lettura, per l'abbinamento del numero estratto proprio da poco con il terzo premio. Diciamo anche di che premio si tratta, vado a leggere così non mi sbaglio assolutamente. Si tratta di un armadio, una poltrona in abete, il valore è di 4.000 euro ed è messo in palio dal mobilificio Pramotton con sede a Nice. Questo è il terzo premio abbinato a Guerra e vediamo qual è il numero. Sentiamo dalla voce di Paolo Chenet, prego. 2002 2002. Questo è il numero abbinato alla prima classificata della terza categoria. Io ti ringrazio. Grazie molte, ed è veramente emozionante perché sono tanti i sacrifici che vengono fatti e di conseguenza arrivare alla vittoria non ci sono parole sicuramente, ma tanta tanta emozione. Proseguiamo con il secondo premio, un secondo premio che è abbinato in questo caso alla prima classificata della seconda categoria, e qui c'è veramente una storia molto interessante. Ma per parlarne di questa prima classificata io chiamo qui con me Jean-Antoine Maquignat. Eccolo qua, Jean-Antoine, prego. Ciao. Allora aspetta che recupero il microfono, perché ci dividiamo il microfono con Paolo, quindi eccolo qua. Merci. Particolare la storia di Jardin, perché? Sì, particolare perché tanti anni alla regionale e un'ulteriore grande soddisfazione, la terza volta regina regionale non è da poco. Ecco. Con una partecipazione di quanti anni? 7 anni alla regionale. 7 anni, 3 vittorie. 3 vittorie e tante battaglie in tutti gli anni che ha partecipato e quindi una grande soddisfazione. Una battaglia, io dico in questo caso un combat, disputato sì dalla regina, ma c'è anche chi l'alleva questa regina. Ma come sì, ci si prepara? Ma io penso che tutti noi allevatori
facciamo dei sacrifici tutto l'anno per portare al meglio, diciamo, le nostre reine ai concorsi e poi chi ha la fortuna di prepararle bene per la regionale, per la finale regionale. Avere una soddisfazione così grande, diciamo che è un augurio che faccio a tutti gli allevatori, perché è una soddisfazione grandissima per noi che tutto l'anno le seguiamo, e per chi addirittura magari è una vita che le segue, e da generazioni anche. Impegno, energia, denaro, spese proprio, che vengono veramente gratificate con quel giorno di grande vittoria. Sì, diciamo che la soddisfazione più grande per noi allevatori penso veramente sia la reina in sé, e non la vincita che ancora è una campana che si utilizza poi anche in alpeggio, che si tiene nelle case, che è un simbolo importante per noi allevatori, che si porta a casa. Un premio che è condiviso con la tua famiglia, vero? Sicuramente, anche se non direttamente, molti della famiglia non sono con l'attività insieme a me, però diciamo che è come anche negli altri sport, in tutte le cose, quando c'è una vincita la famiglia è una delle più belle cose con la quale condividere, diciamo. Io ti ringrazio per aver ulteriormente dato questa testimonianza della vittoria di Jardin. Ti chiedo di rimanere qua perché c'è l'abbinamento, ti riprendo il microfono, c'è l'abbinamento del secondo premio, quindi vediamo, io adesso vi leggo di che cosa si tratta come secondo premio in abbinata con Jardin. Seconda categoria, prima arrivata, fra le tante che concorrevano. Allora, il premio in questo caso, secondo premio abbiamo detto, si tratta di uno spazzaneve SIP 1728, il valore è di 4.000 euro. Beh, è un bel premio, Sei d'accordo anche tu? E è messo in palio questo premio da Agrimec Aosta. Vediamo qual è il numero. 6.497. 6.497. E questo è il secondo premio in abbinamento con Jardin. Grazie per essere stato qui con noi. Buonasera. Grazie. Siamo arrivati proprio in cima alla classifica, quindi siamo pronti per parlare della regina delle regine, la reina di reine. Io vedo già il suo papà, chiamiamolo così, vediamo se ce la fa passare. Gildo, vuoi venire qui vicino a me? Si tratta di Gildo Vallée di Gignot. Recupero di nuovo il microfono, eccoci qua. Cioè, io ho detto papà. Anche da mamma. Ma che cosa si fa a queste reine? Devi fare un po' di tutto. Tutto cosa? Da quando nascono a quando diventano reine passano diversi anni e devi starci dietro giorno e notte. Quanti chili pesa Muren? Sono 770 chili. 770 chili. Però, una bella stazza, possiamo dirlo. Come il padrone. E qui strappiamo il sorriso di tutti quanti. Ecco, ma una reina del genere, qual è l'alimentazione che normale, bisogna seguire? È normale, tutto normale, non c'è niente di... È proprio la stazza che aveva la mucca, è cresciuta... Negli ultimi anni si è sviluppata molto, è andata avanti a fieno. Ecco, io prima ho parlato del fieno, poi ho detto non vorrei mai dire delle cose che poi mi bacchettano. Quindi una reina... come le altre viene normale. Allevata, quindi non c'è un trattamento particolare. No, farine, ma poca roba, perché tanto era già proprio la stazza, di natura proprio, perché mangia anche molto poco, perché la metti al pascolo, mangia giorno e notte sta mucca. È una mucca che va in alpeggio? Questa mucca è sempre stata a Gignot, è nata e vissuta a Gignot. Quindi l'alimentazione è come le altre? Ma lei non va in alpeggio. No. Perché questa scelta? Perché la doppia al posto della falce. Ah, così? Sì. Siccome i terreni non sono troppo piano, con la falciatrice non riesce ad andare, la doppia per pulire. Beh, bella com'è. È un bel pensiero questo, è un suggerimento che non è assolutamente indifferente. Tutti coloro che non vogliono usare la falciatrice si tengano, beh, magari non una reina, però, ecco, magari... Va sempre bene. Va sempre anche la reina, va benissimo. Emozionato per la vittoria. Sì, molto. Molto emozionato. È una cosa che dovrebbero provarlo tutti. Perché sì, finché c'è fuori,
si vede gli altri emozionati è una cosa, poi quando ti tocca cambia. È qualcosa che prende il cuore. Sì. E allora, a proposito di qualcosa che prende il cuore, vediamo il primo premio abbinato proprio a dunque è un nome anche questo? Morin. Da cosa arriva? Da cosa, qual è la scelta di Morin? Ho scelto quel nome perché è il nome della madre del toro che gli ho dato. Ah, quindi c'è comunque una storia, ma non è particolare legata La nonna. La nonna, perfetto. Allora vediamo qual è. Rimani qua, certo. Qua. Rimani qua. Io ti riprendo il microfono perché lo passo a Paolo Scenei che ci legge proprio il numero che è abbinato al primo premio. Ricordiamo qual è il primo premio? È una Kia rosso fiammante. 1.0 benzina City, quindi viaggiamo anche tranquillamente. Allora, vediamo qual è il numero. E tutti voi che siete presenti, controllate i vostri biglietti. L'anno scorso il vincitore del primo premio era proprio tra di noi, quindi stiamo a vedere se è qualcuno là dietro lo schermo oppure se magari è qualcuno presente qui insieme a noi questa sera. Prego. 13.413. 14413. Wow, avete controllato? Posso chiamare ancora qui vicino a me così siete insieme i vincitori? Chi ha messo in palio il premio? E naturalmente concessionario per quanto riguarda proprio la Valle d'Aosta, prego Dario, eccolo qua, insieme a, e si toccano anche la mano giustamente perché c'è la... Reina delle Reine, la vittoriosa e la Kia messa in palio, quindi non è assolutamente male. 10.000 euro di macchina abbiamo detto, bene, ci fa molto piacere. Rileggiamo ancora il numero? 13.413, 13413. E questo è il numero vincente per questa quarta edizione della Lotterie de Reine. Grazie per essere stati qui, sia a Gildo sia a Dario. Prego, potete accomodarvi. E noi con questo siamo veramente giunti alla conclusione della nostra Lotterie, del nostro quarto anno, pensate un po', di Lotterie, in abbinata alla 60ª edizione della Bataille de Reine. Un grazie naturalmente a coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio, a Nathalie Dujani, a Paolo Scenei, a Pino Balicco, naturalmente a Sophie e al suo compagno Emile, perché loro sono quelli che hanno estratto i numeri. Io in conclusione voglio ancora leggere coloro che grazie al loro patrocinio, al loro denaro, alla loro energia hanno dato veramente sostegno e alla Bataille, ma nello specifico proprio a questa Lotterie. E si tratta dell'assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta che ci ha tra l'altro ospitato qui in questa sede molto bella e c'è stato il benvenuto da parte di Vincent Grosjean, proprio consigliere regionale, che ci ha dato il benvenuto in patois e con le emozioni che uscivano dal cuore proprio. E ancora il Consiglio regionale, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Aosta, il CELVA, la RAV, il traforo del Gran San Bernardo e ancora a tutti coloro che stanno ancora lavorando dietro le quinte, perché voi avete visto bene che sono qui che parlo, vi racconto, vi ho condotto in questo percorso, ma in effetti là dietro ci sono persone importanti e stiamo parlando della diretta streaming, quindi un grazie a Massimo Bombino, un grazie a Vincenzo che ho proprio qui che mi sta riprendendo in questo momento e ancora Media Partners, si tratta di Gazzetta Maten, ancora per il quotidiano La Stampa, l'abbiamo appena nominato, diretta streaming in VDA, concessionaria della pubblicità delle Bataille de Reine Gedirama, ed è proprio qua con noi in questo caso Gianni Marchiano che ringraziamo, lui ha controllato anche la scaletta, quindi se sbagliavo mi bacchettava, ma ci hanno pensato loro. Gli sponsor ufficiali, che si tratta della SEA Automobili dal 1975, concessionaria Kia, ancora Agrimec con Davide e sua moglie Dolores, si tratta dei coniugi Simeoni e mobili Pramotò.
Naturalmente a tutte le aziende le abbiamo citate con tutti i premi che sono stati proprio estratti in questa circostanza. Un grazie a tutti gli allevatori, al loro entusiasmo, un grazie a Pino Balicco, il presidente dell'Association, difficile dire questa parola con tutte queste S, Régional des Amis des Batailles de Reims. Ho ringraziato tutti, mi auguro se per caso ho dimenticato qualcuno non ne abbiate a male, ma grazie veramente a tutti. Noi adesso, sì, concludiamo la diretta, ma iniziamo a assaggiare qualcosa. Quindi io invito tutti voi che siete presenti, se volete ad accomodarvi proprio a questo tavolo, perché ci sono i prodotti, la fontina e la toma di Gressonei, offerti gentilmente dalla cooperativa prodotti latteari della Valle d'Aosta, nello specifico la fontina, e poi la Vival con i suoi vini. Vival Valle d'Aosta, e abbiamo prima sentito proprio Stefano Celi che ce ne ha parlato. Arrivederci a tutti, al prossimo anno, alla prossima lotteria. Grazie, arrivederci.